Vi dovete vergognare. Perdere 5-2 in casa contro il Sassuolo è una vergogna. Era dal 1997 che il Milan non prendeva 5 gol in una partita di Serie A. Ed è la prima volta nella storia che il Milan prende almeno 4 gol in due partite consecutive. E non venitemi a dire che sia Tatarusano il problema del Milan. È tutto che non funziona. La difesa è ridicola, imbarazzante. Giusto per citarne uno, Calabria si fa saltare sempre. Noi completamente irriconoscibili, ridicoli, ma l'arbitro secondo me non ci ha capito nulla. E con questo non voglio dire che sia colpa dell'arbitro questa sconfitta. Perché il primo gol ci sta a annullarlo, ma spiegatemi in 4-2 com'è possibile annullare quel gol. Io non ho parole. Come secondo me l'arbitro non ci ha capito nulla nelle risse, dove non si è mai intromesso e ha fatto fare tutti i giocatori. Poi è mancato un rigore per tocco di mano al 94esimo, ma vabbè, ormai la partita era andata. Eravamo anche partiti bene inizio partita, ma poi ancora più di due gol questa volta presi nel primo tempo. Imbarazzanti i tifosi che hanno lasciato lo stadio, e onore a chi ha cantato fino alla fine. Come onore ai giocatori che hanno chiesto scusa, ma le scuse non bastano.